Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ho un video un po' particolare, volevo dare un po' le mie impressioni. Una cosa veloce, volevo fare i complimenti al Napoli che è riuscito a vincere anche al San Paolo contro il Brescia 2-1. La partita è stata sofferta, Di Lorenzo in difesa ha giocato molto bene, Balotelli al suo primo gol dal ritorno in Serie A. Mario potrebbe essere un giocatore che potrà far bene quest'anno in Serie A e magari riprendersi la maglietta della nazionale. A me Balotelli personalmente come giocatore è sempre piaciuto, la testa che ha, tutti noi lo sappiamo, dobbiamo tenerci la testa che ha, ma comunque sia un giocatore che tecnicamente non penso che sia discutibile, fisicamente anche. Se al 100% Balotelli può servire a questa nazionale italiana che in attacco non ha tutti questi gran fenomeni, potrebbe essere una buona sorpresa. Ho visto bene la difesa del Napoli, ha sofferto la squadra, ma comunque ha portato a casa i 3 punti. Veniva dalla sconfitta di Cagliari, perciò non era semplice. Ho visto un bel Napoli, ho visto un bel Napoli. Come al solito il gioco offensivo c'è, si sta un po' equilibrando la situazione. Più passa il tempo, Ancelotti riesce a immettere i nuovi innesti e farli funzionare bene. I vari Elmas, Lozano, Llorente stanno facendo bene. Potrebbe essere un bel campionato questo del Napoli, comunque sia, a parte l'Inter che ha fatto 6 su 6, la Juve 5 su 6 col pareggio, il Napoli ha perso la partita contro la Juve per l'autogol di Koulibaly e quella a Cagliari, il gol di Castro, però è arrivato a fine partita, 10 contro 11. Comunque il Napoli mi sta piacendo, il gioco offensivo c'è, può dire la sua in campionato, può dire la sua in campionato, vediamo un po'. Come andrà più avanti e parliamo di Barcellona-Inter. Sensazioni sono buone, devo dire la verità. Dopo la Samp, comunque sia squadra ultima in classifica, ho già ripetuto più e più volte che l'Inter per adesso non ha mai avuto grandi test, grandi esami, grandi squadre da affrontare. Per amor di Dio, tutto vero, nessuno da controbattere nulla. Però anche contro la Sampdoria, 10 contro 11, punteggio già acquisito, dobbiamo dire la verità. Però sul 2-1 la partita poteva essere riaperta quando Sanchez, simulazione doppio giallo, fatto fuori al Niño Maravilla, boom, boom, boom. Due partite praticamente in 46 minuti di Sanchez, dal primo minuto calca il terreno, diciamo che. Non è che ho visto il Niño Maravilla cileno fenomenale dell'Udinese, del Barcellona, dell'Arsenal, però si sta riprendendo un gol e mezzo, perché tiro di sensi, non so bene alla fine della fiera come è stato deciso se è stato gol a Alexis Sanchez oppure no. Poi Tapin, comunque sia, è l'attaccante, cosa deve fare? Deve fare gol, quello è l'importante, ne ha fatto uno e mezzo, diciamo due, si è fatto trovare pronto. Diciamo che fisicamente non è al 100%, ma sta recuperando. Potrebbe essere messo in campo dal primo minuto contro il Barça. Lautaro non l'ho visto bene, non l'ho visto bene, sembra un po' soffrire la presenza di Sanchez e di Lukaku. Con l'addio di Icardi si poteva puntare di più su di lui, con le altre acquisti si è capito che non si punta al 100% su Lautaro. Magari un po' ne risente il giocatore, giovane, comunque avrà il tempo di dire la sua, se veramente è un fenomeno lo mostrerà sicuramente. Col Barcellona sarà dura. Barcellona con Messi e Dembélé, che non sono sicuri dal primo minuto, titolari, Dembélé deve recuperare, Messi anche, sono due punti di domanda. Barcellona ovviamente non è che non ha i sostituti come Griezmann, Luisito Suarez e mille altri fenomeni che è nel reparto offensivo. Dobbiamo puntare sulla solidità della nostra squadra. Ovviamente non abbiamo l'individualità del Barcellona, siamo al Camp Nou, sarà una partita difficile. Mi sembra che su 6 partite l'Inter ne ha perse 5, vinta una al Camp Nou. Sarà una partita dura. Il girone comunque siamo tutti a un punto. Il pareggio con lo Slavia Praga non ci voleva perché mo col Barcellona non si può perdere. Bisognerebbe in linea prettamente teorica vincere sia al Camp Nou sia ad Dortmund e con Borussia. Altra partita molto molto difficile, poi fare 3 punti contro lo Slavia Praga nella Repubblica Ceca e non lo so come andrà, non lo so come andrà. Le sensazioni, come ho detto, sono positive. L'Inter si vede che ha carattere, i numeri ce li ha, la difesa è un muro insormontabile. Ovviamente il test col Barcellona sarà un test più impegnativo, visto che le altre squadre, nominalmente il Milan era la squadra più blasonata che abbiamo affrontato, ma una squadra materasso, Piontek segna solamente sul rigore, pum pum pum, che ne fa più ratatatata il signor Stefano Sensi, che mi sta piacendo molto. Le impressioni sono che l'Inter dovrà giocare una partita alta,
attentissima in linea difesa, il centrocampo doveva essere equilibrato, doveva riuscire a rientrare con i due laterali che penso che saranno Asamoah ed Ambrosio. Non penso che Candreva scenderà in campo nel primo minuto ancora. D'Ambrosio è subentrato nel secondo tempo contro la Samp, però vedo più un D'Ambrosio che un Candreva in campo. Là davanti si dice Alexis Sanchez Lukaku. Può andare bene perché Lautaro non lo sto vedendo bene. Centrocampo Sensi, Brozovic, Barella o Vecino, uno dei due. Vediamo, vediamo. Il difesa come al solito Handanovic, Godin, De Vrij e Skriniar che ovviamente stanno giocando molto molto bene. Ho sentito delle critiche ai danni di Skriniar che non è tanto fenomenale nell'impostazione di gioco che Conte vuole che si imposti dalla difesa, che Godin sta facendo molto meglio. È vero, però Skriniar è un marcatore, santo Dio, non è Bonucci. Godin si è messo già nella visione di gioco di Conte, riesce ad avanzare con la palla, a fare i traversoni, Candreva rientra quando Godin sale. I meccanismi di gioco sembrano di Conte, sembra che siano stati appresi dai giocatori, le basi siano state apprese. Bisogna vedere il giocatore con la palla ha quasi sempre tre possibilità di passaggio. Tre giocatori si cercano sempre di smarcare a sinistra, a destra e in verticale. Quasi sempre si riescono a smarcarsi. Queste tre opzioni ce le ha sempre il portatore di palla. Bisogna vedere se col Barcellona riusciremo a continuare così, sarà dura. Comunque un pareggio lo porterei a casa molto molto volentieri, ci metterei la firma. Ovviamente poi bisogna vincere per forza Dortmund in Repubblica Ceca. Il girone è un girone molto molto difficile. Il Barcellona non ha iniziato benissimo il campionato, non ha iniziato benissimo la Champions 0-0 con Dortmund, comunque sia, i fenomeni ce li ha. Là davanti Griezmann, Luisito Suarez, il pistolero, Dembélé, Messi, con Messi e Dembélé, grosso punto di domanda, non si sa se ci saranno per la partita. Speriamo bene, forza Inter, speriamo che sia una Inter da Al prossimo video, ciao belli, e commentate e ditemi secondo voi come andrà la partita. Ciao belli!